ragazze, bentornate sul mio canale. Quest'oggi ritorno con uno svuoto alla spesa Lidl perché dopo tanto tempo sono riuscita finalmente ad andare di nuovo da Lidl a comprare qualcosina. Partirei subito perché altrimenti, lo sapete, mi dilungo in chiacchiere, quindi vi farei vedere le cose più interessanti che ho comprato e quello che secondo me per cui vale la pena parlarvene. Ovvero, ho trovato di interessante a parer mio queste box. Sono tre scatole trasparenti, questi contenitori trasparenti che contengono da 20 litri ciascuna. Le ho pagate 9,99 euro l'una e hanno anche il coperchio. Sono un po' come le box che trovate anche da Ikea, che io queste qua le trovo comodissime, soprattutto per riporre i giochi di Alessio, o meglio, sapete che ovviamente ho ancora una bambina più piccola, quindi devo stare attentissima ai pezzi di Lego, costruzioni, tutto quello che comunque in giro per casa spesso e volentieri mio figlio sparpaglia. Quindi cosa faccio? La maggior parte delle volte io non conservo la scatola originale del gioco, ma preferisco travasarle in queste scatole più piccole che abbiano però pur sempre un coperchio. E quindi tre scatole di queste a 9,99 euro le ho trovate buone, insomma, come prezzo, e ho deciso di prenderle perché nell'eventualità queste comunque si riescono anche ad appilare, appunto, da mettere all'interno del nostro. Noi abbiamo un'anta della cameretta che abbiamo adibito un po' ai giochi, ecco. Quindi lo sapete, poi lo spazio per riporre i giochi non è mai abbastanza. Io non vi nego che ad esempio le piste delle macchinine, che sono quelle che mi occupano poi alla fine più spazio, le ho posizionate in un contenitore di questi, però di Ikea. Avete presente quelle che hanno anche le ruote, che sono un pochino più bassi, sempre con il coperchio, e le ho messe addirittura sotto al letto, in modo tale che Alessio in sua autonomia, quando vuole giocare alle piste delle macchinine, non fa altro che tirarsi in avanti la scatola e il box appunto trasparente, vede la sua pista, la tira fuori e via, senza che mi deve andare a cercare nelle ceste porta giochi, che poi si sa si va sempre a finire un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra, lì almeno restano in ordine. E queste penso che andrò appunto a utilizzarle allo stesso scopo, mettendo magari appunto Lego, costruzioni, cose del genere, ecco. Quindi 9,99 euro. C'erano anche, però solo indicato nel cartellino, dei box così da 6 pezzi, però io non li ho trovati, io ho trovato solo questi e ho acquistato questi. Poi passiamo alla busta perché, come potete vedere, è una bella sacchettata di roba. Allora, stiamo organizzando il suo quarto compleanno e sarà a tema... No, vabbè, sì, ve lo posso dire. Ora sto pensando se dirlo o non dirlo, ma sì, lo dico. Intanto anche se c'è qualche amichetto in ascolto, poi riceverà l'invito, quindi lo verrà a sapere. Faremo tema dinosauri quest'anno. Perciò dovrò allestire il tutto e destino vuole ho trovato i tovaglioli di questo bel verde e allora ho deciso di prenderli, quindi ne ho presi 90... E quindi tre pezzi perché sono da 30, li ho pagati l'uno 59 centesimi al pezzo, quindi 1,77 euro. Poi per i papà soprattutto ho preso la sangria perché ovviamente poi andrò a prendere le classiche bibite che beviamo tutti, succhi vari eccetera, però ho pensato, visto che è estate, visto che probabilmente farà anche caldo come già sta facendo in questi giorni, la sangria fresca la bevono bene o male tutti, e quindi abbiamo preso due bottiglie di queste che abbiamo già assaggiato altre volte, in altre occasioni so che sono buone, quindi 1,99 euro al pezzo, 3,98 euro le due bottiglie di sangria. Poi, tiro fuori a caso, ho trovato in super offerta, diciamo, i pannolini Pampers, il costumino. Io da Aurora ho preso taglia 5+, che va dai 15 kg in poi. Sono 10 costumini, e li ho, cioè 10 pannolini, e li ho pagati, di solito questo li trovo a 7 euro, o questi, o gli Haggis, o i Libero. Invece questi qua, i Pampers, 5,49 euro, quindi secondo me ottimo prezzo. E vi dicevo, ho preso la taglia proprio più grande perché lei in generale, che mi utilizza in linea di massima i progressi come utilizzavo per Alessio, mi usa la 5+, perché per quanto non pesi ovviamente 15 kg, anche perché appena fatto un anno, ha dei bei cosciotti, si difende bene, e quindi preferisco che stia un po' più comoda, soprattutto altrimenti sapete che resta magari il segno dell'elastico in vita, quindi ho deciso di prendergli la taglia più grande.
Non vi so dire in realtà se era un'offerta, perché l'ho trovato posizionati, diciamo, dove ci sono le offerte dei detergenti, di queste cose qua. Erano lì, sembravano quasi buttati a caso, e comunque ho trovato il qualità prezzo, diciamo, e ho deciso di prenderli. Poi, sempre appunto dove c'erano queste offerte, questi contenitori, queste ceste che fanno loro con le offerte, ho preso questo bagnaschiuma al cocco. Sapete la mia passione per il cocco, a me piace tantissimo, anche a mio marito. Ad azione nutriente dell'Angelica, è un flacone da mezzo litro e questo l'abbiamo pagato. Vediamo un attimo. Allora, 1,49 euro. Poi proseguiamo. Ho preso, vabbè, questi per il bagno, insomma, le tavolette per profumare il WC. Queste le ho pagate 1,99 euro e all'interno ce n'è 1, 2, 3, 4, 8 placchette, come si chiamano, insomma, 8 dischetti. Poi, brillantante, che di solito lo trovo a prezzi esorbitanti, cioè comunque il brillantante, il sale per la lavastoviglie, sono cose che insomma se le fanno pagare. Invece da Lidl l'ho trovato della marca W5, la loro, sapete, la loro marca di detersivi, a 1,69 euro ed è 1 litro. Poi, salviettine per Aurora. Allora, aspettate che tiro fuori le cose con un certo criterio. Queste qua lo sapete che le utilizzavo anche per Alessio, quindi ho preso sia il pacco più grande da 80 salviette che quello più piccolo da 20, che sono più comode da portare in giro, e le ho pagate. Quelle piccole mi pare 89 centesimi, se non ricordo male. Vediamo un attimo. Sì, 89 centesimi, quelle grandi 1,79 euro, però ce n'è 80. Poi il sale per la lavastoviglie, per l'appunto, 39 centesimi, infatti ne ho presi due confezioni. Poi ho trovato finalmente, perché era da tempo che non le trovavo, le sfoglie croccanti. Queste sono veramente, lo sapete, chi mi segue da tempo lo sa, sono delle cose come le ciliegie, una tira l'altra. Queste le ho pagate, se non sbaglio, 89, però ci controllo. Sfoglie croccanti 99 centesimi. Poi ho preso la mia amata marmellata, e chi mi segue su Instagram, Rosy Vita da Mamma, l'avrà visto, perché mi sono letteralmente innamorata di questa marmellata della confettura extra di fichi con mandorle di Fratelli Chiaverini C dal 1928 a Firenze. Onestamente, io ignoravo l'esistenza di questa marca, di questa marmellata, ma vi assicuro che è stra buona. Io l'ho presa, in realtà, la prima volta che l'ho acquistata, che ho mandato mio marito a Lidl, perché appunto vi dico, io era da tempo che non andavo, gli ho chiesto una marmellata di fichi generica perché la voleva abbinare a dei formaggi quando abbiamo fatto il compleanno di Aurora, che l'abbiamo festeggiato qui in casa. Solo che se n'è arrivato con questa, che quasi lo stavo per insultare, perché insomma io mi ero fatta tutta la mia ricerca di come si potesse abbinare la confettura al formaggio, quindi avevo letto che era quella di fichi, più indicata per i formaggi che avevo io sul tagliere. E invece, ragazze, una scoperta, perché è stra buona, proprio un abbinamento buonissimo. Le mandorle si sentono, ma comunque non tolgono il dolce del fico, diciamo il gusto del fico, quindi che resta molto dolce. Probabilmente avrà zuccheri aggiunti, vi dico la verità, sì, lo zucchero c'è. Quindi non sono andata a guardare se fosse 0% bio, quello e quell'altro, ma è buonissima. Quindi, se volete una marmellata buona, che al mattino vi risveglia tutti i sensi, questa qua ve la straconsiglio. E l'ho pagata, mi pare 2,99, ma controllo. E parapapà. Salviette, non lo trovo più. Allora, no, non lo trovo. Mi sembra 2,99, però
Eccola qua, 2,39 euro, quindi ancora meno. Poi ho preso i biscotti, quelli che amo io, i mirtilli rossi, lo sapete, questi li prendo tutte le volte, 89 centesimi. Ho preso il lattughino che però ho già messo in frigo, anche perché si muore di caldo, quindi però non potevo non prendere il lattughino, no? Lo sapete, qui 99 centesimi, ma anche quelli, le cose fisse ce li ho sempre. E poi cosa ho preso ancora? L'olio di semi di girasole, questo qua, preso un litro e pagato olio di semi 1,29 euro. Poi ho preso dei panini al latte per fare delle merende un po' diverse ad Alessio. Allora, sono sincera, fino a qualche mese fa, soprattutto nel lockdown, mi sono proprio incentrata su una delle mie passioni, che è la cucina. Quindi comunque la merenda la variavo tantissimo, merenda, colazioni, ero sempre a impastare e infornare. Ora non me lo dice proprio il cuore di accendere il forno, in tutta onestà, tutti i giorni per fare poi qualcosa di diverso. Quindi, ahimè, non sarà ovviamente la stessa cosa, però ci adatteremo. Ho preso questi panini al latte, appunto, per variare un pochino, magari anche quando andiamo in spiaggia, per fargli fare un po' una merenda, una colazione, una merenda, non una colazione, un po' diversa da Alessio. Questi 10 panini li ho pagati, vediamo dov'è, perché non mi ricordo per niente, questi invece. E parapapapà... ecco, non li trovo, anche perché non è che vi faccio vedere proprio tutto, tutto quello che ho preso oggi, perché ho preso veramente il mondo. Dove sono finiti questi? Sarà questo 1,55 euro? No, nastrecce. Allora, vediamo, potevo prepararmi prima psicologicamente. Allora, sì, questi 1,55 euro, quindi ottimo prezzo. Poi ho preso i cracker, questi qua che acquisto sempre, anche questi della Lidl, sono quelli salati in superficie e li ho pagati 89 centesimi. E poi le mie mandorle, che adoro soprattutto con le insalate, quindi abbinato al mio lattughino con dei pomodorini e le olive nere, mi piace tantissimo, un pranzetto alla veloce che mi piace sempre molto. E le mandorle mi pare 2,89, oramai posso andare a lavorare da Lidl e, al posto della cassa. Allora, vediamo un attimo. Noci 2,89 euro, ho detto giusto. L'origano, perché l'ho terminato, io di solito mi trovo comunque bene con questo qua essiccato, diciamo, insomma, nel barattolino. E questo l'ho pagato e lo prendo sempre alla Lidl, l'origano, 0,55 centesimi, della Cania, non lo so, vabbè, comunque questo qua credo ci sia solo questo, oltretutto. Poi ho preso e messo in freezer il contorno grigliato, che anche quello spesso e volentieri ovviamente me lo faccio con le verdure fresche, ma quando non ho né tempo né voglia ho preso quello surgelato. E poi ho un peccatuccio di gola, ho trovato, io amo il Ritter Sport come marca di cioccolato, quindi ho preso questo qua al cocco, c'era diversi gusti, proprio uno più buono dell'altro, però io sono andata sul classico cocco, 1,19 euro, magari stasera post cena. E poi due cosine interessanti che volevo mostrarvi, ovvero uno smaltino che ho acquistato, allora, della linea Welcome to the Jungle di Sien. Allora, a vederlo così sembra simile a quello che ho su. Oltretutto non guardate le mie unghie stracorte, ma ultimamente poi lo sapete che le porto sempre molto corte. Però... c'è un però, nel senso, questo qui magari in video non si noterà, poi in questo dito ho messo un po' di brillantini, insomma, comunque lo devo andare già a togliere perché è un po' di giorni che ce l'ho. L'ho preso da Kiko e in realtà è un verde acqua, mentre questo è proprio l'azzurro. Io in realtà quando ho comprato questo da Kiko cercavo l'azzurro, così, proprio questo azzurro mare.
Solo che non l'ho trovato. Infatti, questo che ho su è di quella della linea di quelli che si asciugano in fretta, diciamo quelli da 2 euro. E questo azzurro non c'era. Quindi forse non usa quest'anno, però io sullo smalto, ad esempio, sulla nail art, eccetera, non guardo molto le mode, ma guardo quello che piace a me. A me piace ancora, ad esempio, tantissimo sulle unghie il color Tiffany, il fucsia intramontabile. Quindi alla fine, quando l'ho trovato, di questo azzurrino qua, che era proprio come lo cercavo io, per quanto sia molto simile al verde acqua che ho acquistato qualche giorno fa, non è proprio lo stesso. Poi, se avete visto il video del mio bagno, della mia postazione make-up, se non l'avete visto, andate a vedere qualche video precedente, vedrete un po' la mia mania, no? Per gli smalti. E quindi non è proprio la stessa tonalità, perciò non lo potevo lasciare lì. E questo l'ho pagato 99 centesimi. C'era pure il prezzo. E poi l'ultima cosina, appunto, interessante che vi volevo far vedere, che sono curiosissima di provare, stasera la metterò già all'opera prima di andare a letto, è questa crema contorno occhi. Sapete che, ahimè, io pecco un po' di queste cose, perché poi sono anche pigra, quindi alla fine il contorno occhi, in tutta sincerità, non è che lo metto proprio sempre. Una mia amica mi tirerebbe le orecchie per questo. E questa qua comunque praticamente ha le bacche di goji e al melograno. Dovrebbe essere, almeno per la mia ignoranza, nella mia ignoranza, di solito l'abbinamento bacche di goji e melograno un po' un'azione antietà. Comunque prezzo allucinante, perché l'ho pagato 1 euro e, aspettate un attimo, mi sembra 1,99 euro. E qua scrivono melograna B e bacche di goji per una pelle più liscia. Applicare quotidianamente mattina e sera sulla pelle pulita del contorno occhi e picchiettare delicatamente per favorirne l'assorbimento adatto ai portatori di lenti a contatto. Questa è la prima volta che lo leggo. Io comunque non le porto, anche se porto comunque gli occhiali, e quindi insomma non vedo l'ora di provarlo. Se voi l'avete già provato questo prodottino qua, fatemi sapere nei commenti se è un prodotto valido, se vi è piaciuto. Vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale, mettermi un pollice in su se il video vi è piaciuto. Vi aspetto nei prossimi video. Di là nel frattempo sentite la giungla, welcome to the jungle, in cameretta. E attivate la campanellina per essere avvisate quando caricherò i miei prossimi video, perché sapete che non è che ho proprio un calendario dei miei video, io ogni tanto appaio, non ho, diciamo, dei giorni specifici in cui fare video, quindi se attivate la campanellina in automatico quando carico un video nuovo venite avvisate. Un bacione, alla prossima, ciao!